Sembrate Sandra e Raimondo Vianello, sembrate. Ma che barba, che barba. Guarda che io sono stufa. Io non ne posso più. Non ne posso più. E giù, che barba, che noia. Che barba. Buonanotte. Ciao Etrini! Bentornati all'ennesima puntata dell'A&D Academy Vlog nel Tempio di Etra. Via Virginio 31, Furio Camillo, 00181 Roma. E questa è la nuova puntata della fantastica Intervistarte. Oh, ci state seguendo in tanti. Continuate. Tanti iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Ormai tanti artisti iniziano a contattarci per essere intervistati da questi due scemi. Più scemo tutto. E vediamo. Più scemo e più scemo. Allora, facciamo venire l'ospite di oggi che è. Cantante, musicista, solista, sono dei gruppi, canto dei gruppi, canto dei locali, fai concerti, dai parlare a Ciao a tutti, io sono Eugenio Saletti e sono veramente fiero di essere qui in questo vlog, se posso dirlo. Vabbè, il nome ve l'ha detto. Abbiamo detto che ha 10 arti nelle sue mani. Vai, raccontaci un po' di te, dici chi sei, cosa fai, allora, perché lo fai. Sono un musicista, allora la mia passione per la musica nasce da quando avevo 2 anni, insomma, anche perché c'è mio padre che è musicista che. Però piccolo, non è piccolo! Quanto è la differenza? C'ho mia madre che lei faceva il tecnico del suono ai concerti di papà e lei era incinta mentre stava là a manipolare. C'era una cassa mentre c'erano i bassi. Sì. E quindi io sono nato ascoltando la musica effettivamente. E siccome ho mio padre che è musicista, da quando sono nato mi portavo in tournée, suono la chitarra. Sono anche il basso e il canto e ho svariati progetti, se si può dire. Okay. Diciamo la mia attività live nasce, si può dire, dal 2014, da quando con il mio gruppo che si chiamano i Funk Messenger, giuro è The Funk Messenger. E l'ha fatto senza che gli dicessimo nulla. E infatti. Quindi vuol dire che è un nostro fan. E che ha visto tutti i vlog. Abbiamo partecipato alla finale di un concorso che si chiama Play Music Stop Violence, creato dalla comunità di Sant'Egidio. E era un concorso in cui veniva premiata la canzone più bella contro la violenza. E il titolo della vostra canzone? Allora, c'è cioè, diciamo un doppio senso, spinge forte dentro. Il testo dice, senti come spinge la voglia di cambiamento. Quindi insomma la voglia di cambiamento che ci fa, che noi abbiamo una voglia insomma che vuole essere spingionata, vuole uscire dal nostro corpo per cambiare quello che non va. Beh, è una rocchettara, fatti vedere come si rocchettara. Metti il cappuccio da rocchettaro. Questo lo rocchettaro lo facciamo per poco se mi metti il cappuccio. Perché, scusa, oggi c'è da dire che Marianna è da stamattina che ascolta la regina della notte. Quindi grazie a questa vittoria qua, che abbiamo tra l'altro al finale è stata fatta all'Auditorio in Parco della Musica, abbiamo comunque suonato anche in svariati posti. Poi ho un altro progetto che è nato da Stefano Saletti, mio padre, quindi, e Valerio Corsani, che è stato il bassista di Mau Mau Mazzapegul, in cui si chiama Caracas, che abbiamo già fatto loro 2 anni. Che sono i capi proprio del gruppo, hanno fatto un album, mi hanno messo dentro il gruppo, insomma, dopo aver realizzato questo album. Mi hanno preso. Mi hanno proprio preso, senti, vieni qua su qualche scuola. E lui dietro le quinte, no, maglioni, non ci voglio. Però ti paghiamo, mi ha detto, allora, okay, allora ci vengo. E adesso tra l'altro uscirà il secondo album, che sarebbe, sarebbero le canzoni del primo album, però cantate, perché il primo album era strumentale, quindi mettete pure mi piace alla pagina Caracas, Valerio Corsani e Stefano Saletti. Devo fare così,
Tanti mi piace sul Caracas, vogliamo. Se sei d'accordo, Maria Elena, farei ascoltare qualcosa di suo. Quindi, 3, 2, 1, arte in forno! Madonna, questa cosa è una piatta. Siamo tornati con la musica di Stefano Eugenio. Lo sapevo che l'avresti sbagliato. Io stavo aspettando solo il momento. Perché Stefano? Chi è Stefano? È mio padre. Ah, ecco perché. Vabbè, ho confuso. Salutiamo il papà. Ciao Stefano! Ciao. Però mi hai fatto ricordare, diciamo, un aneddoto molto interessante. Vai, insomma, mi piacciono gli aneddoti. Siccome io quando ero in primo, insomma, io sono appassionato dei Beatles, e in primo comunque avevo uno stile non proprio uguale, però come quello dei Beatles, portavo sempre i capelli come loro, facevo gli occhialetti blu, roba del genere. Mi chiamavano a scuola John Lennon. Allora un giorno, tipo, passano tipo 2 o 3 anni, incontro una mia vecchia compagna di scuola e mi dice: oh, ma tu sei quello che suonava Rossellini? Sì. Ecco, perché infatti mi ricordo, ti chiamavo Elton, io. Quello si chiama Elton John. Elton John. John Lennon. Con tutto il rispetto per Elton John, sì, sicuramente, però Elton John e John Lennon c'è una breve differenza. C'è una grande. Mi sai, conosci, no? Sì, è quello di Your Song. Bravo. Il primo video che avete visto, insomma, erano i Funk Messenger, giuro, i Funk Messenger nella loro, nella nostra finale. E invece l'altro video che avete visto era il video di Caracas, era una bussò. Era una bussò dove c'era il silenzio, ma una voce sguaiata disse: non è più il tempo. È una canzone anni 60-70. Già fa famosa, insomma. Sì, sempre come prima. A cappella. Facciamo anche canzoni nostre, però insomma. Sì. Allora, una è: How I wish you were here. We're just two love songs swimming in the fishbowl. Year after year. Running over the same old ground. Every found the same old fears. Wish you were here. Salutiamo quelli che hanno scritto questa canzone, che sono i Pink Floyd. Ciao Pink! Ciao Floyd! Che cosa? Ciao Pink! No, niente, quindi facciamo anche canzoni nostre, tra l'altro, che penso che ascolteremo, insomma. Sì. Vogliamo farle ascoltare? Vai, facciamola ascoltare. 3, 2, 1, arte in forno! A parlare delle canzoni anni 60 e 70 con Eugenio, ovviamente, e non Stefano. Figlio di Stefano. Lo stile ricorda molto quello, insomma. Questa canzone che avete ascoltato è Red Giant degli Onion King. Mettete ovviamente sempre mi piace alla pagina, e avremo anche un sacco di novità quest'anno. Quindi già, tra l'altro, su YouTube, sul mio canale di YouTube,
troverete anche delle mie canzoni, insomma abbiamo finito. Penso di sì, vi salutiamo con questa puntata e come diciamo sempre, tante belle cose!